Benvenuti da Marco Galeoni alla penultima partita della nona giornata di campionato Pro League. MVP affronteranno Novka, MVP a 14 punti, qui lo Stade de France a 14 punti, vogliono arrivare a 17 punti quindi tra le prime e le seconde in classifica, perché l'MVP si sente una squadra pronta, ha detto Frank Ferdinandinho, ad affrontare queste situazioni importanti. Dall'altra parte di Novka, 12 punti, ma bolle interiose oggi, vincere il match, un match però molto difficile. Suzukin e Kradenko vengono riproposti, quindi questa sarà la coppia d'attacco degli MVP, mentre dall'altra parte Rambovic al posto di Ufals. La squadra di Frank Ferdinandinho l'ha detto, siamo pronti a grandi successi, a grandi risultati, noi siamo da vincitori della Coppa Pro League e oggi vinceremo qui contro il Novka in casa, davanti ai nostri tifosi, dimostrando di essere una grandissima squadra. E lo vedremo, perché il Novka insomma non è che stia andando molto male, però subito calciolando, lo batte su Zucchina, palla in mezzo, attenzione! Ti va a lottrarla qui Barigo Rodriguez, lo fa in qualche modo poi Smile Walsh. Può ripartire. Subito rischio qui in area di rigore del Novka, il Novka di Viktor Galaceschi, che ovviamente Viktor Galaceschi è grande rispetto per il MVP, però ha detto noi personalmente ci riteniamo più forti. Suzukina! Che risposta fa ancora qui! Suzukina sempre lui! Che risposta prima però ragazzi dell'estrema dimensione del Novka! Fregatura! Che compie un vero e proprio miracolo! E poi mi sembra su Ramu ci sta un miracolo di Barigo Rodriguez, scusate, di Barigo Rodriguez. Peraltro due fratelli si trovano in queste due squadre, due gemelli di squadre opposte ovviamente. Attenzione, all'arm, è solo! Il tiro di battuta e poi qui deve allontanare in calcio d'angolo col Kane, col cane. Nasovic, il capitano va a battere. Tutto in mezzo, palla bellissima in mezzo, ma quelli Novka non sono grandissimi saltatori. Qua poi spalla il controllo del capitano, rimessa laterale per il Novka, per l'MVP. Sì, Frank Ferdinandinho ha paura di questi grossi in mezzo, però l'ha detto, non fateli grossare. La cosa più importante è portarli all'esterno. Attenzione per Rambovic, certamente il Novka non sono una delle squadre che giocano molto con gli esterni, quindi è proprio quello che voleva dire Frank Ferdinandinho. Kradenko gira benissimo per flagellare di Ossa, che è sempre molto libero sulla sinistra, il cross per Kradenko, anticipo della difesa. Perde brutto pallone, recuperato Rambovic, che poi sbaglia, no, Nasovic, si trovano molto bene i due, Nasovic, Rambovic, Nasovic, il capitano stavolta può far ripartire i suoli, se ne va Nasovic e cross, non c'è nessuno però, dall'altra parte c'è Archimen, che allontana il pallone, evitando guai, Suzukina a volo, ma trova Matriuskovic, Nasovic, se ne va Nasovic, sempre lui, sul pallone col Kane, o col cane, vedete un po' voi come chiamarlo all'italiana. Suzukina, Ramu, Enjoyman, Ramu, Archimen, allontana dall'altra parte, sbaglia qui, sbaglia totalmente Archimen, si arrabbia molto Frank Ferdinandinho, perché dice non dobbiamo farli fare questi lanci, hai ragione, Kradenko, non passa, Anarem, Nasovic, 30 minuti sul cronometro, 0-0, grande occasione per l'MVP, ma grande risposta di fregatura. Suzukina ha perso un attimo fuggente in quel momento, Nasovic è un giocatore che trovano molto spesso, perché Nasovic è un giocatore uno dei più tecnici di questa squadra, quindi Matriuskovic sempre ad aiutare con le dimensioni centrali, Smailovic, Barigo Rodriguez, poi dall'altra parte abbiamo ovviamente giocatori più esperti come New Times, Garonte, poi addirittura a chiudere l'esterno sinistro dell'MVP, giocatore messicano, giocatore sloveno di origini messicane, Garonte.
mezzo ingresso su Zucchilla, deve allontanare quella difesa, la fanno New Times. Ingresso qui, pallone dall'altra parte, ma Barega Rodriguez è sempre molto attento. Una partita dove secondo me vincerà chi sfrutterà le fasce. L'Ivanovka, insomma, le fasce non sono una squadra che sfrutta molto le fasce, a differenza dello scatto ad esempio di Ramo. Dall'altra parte insomma sono giocatori importanti come Raggiero di Ossa, insomma, che possono spingere molto. Arcimeno, palla per Ramo la può mettere, deve tirare, calcio d'angolo conquistato dal nigeriano, da Ramo, un giocatore che si intestardisce molte volte, giovanissimo però, 21 anni, insomma, deve metterla in mezzo in queste circostanze. Va a battere su Zucchina, tutti in mezzo con l'NP, attenzione ai saltatori, palla in mezzo col cane, anticipato all'ultimo, poi Nasuc, gira molto bene per l'Ufa, ma penso che non ci sia tempo, infatti finisce il primo tempo tra NP 0.